L'imprenditore, padre del titolare di due pompe di benzina Agip in città, è stato vittima di aggressione della rapina consumata questa mattina verso le 8 in viale Calasso, nei pressi del trafficatissimo svincolo tra l'Obelisco e via Taranto, davanti alla filiale della banca Unicredit. La povera vittima è stata aggredita e malmenata da un uomo dalla corporatura robusta, il quale, dopo aver sferrato un pugno all'imprenditore che si era recato presso la banca per versare l'incasso del weekend, è riuscito a sottrarre alla vittima un ingente bottino che pare si aggiri intorno ai 24.000 euro, oltre a due assegni da 700 e 800 euro. Il rapinatore è poi fuggito e alcuni testimoni hanno allertato polizia e 118. È tornato a riunirsi oggi il Consiglio Comunale Leccese per l'ultima seduta del 2013, prima delle feste natalizie. Sono stati diversi i punti all'ordine del giorno e si è parlato soprattutto di rifiuti e servizi sociali. Prima di tutto c'è stata l'approvazione sull'adozione del regolamento sui beni mobili comunali. Il vero dibattito si è aperto sull'adozione del piano sociale di zona, che dovrebbe scadere nel 2016 e ha una durata triennale. L'emendamento presentato dal consigliere Martella ha trovato le opposizioni dei consiglieri di minoranza Salvemini e Torricelli, che si sono lamentati per la scarsa collaborazione e lo scarso dialogo che c'è tra maggioranza e opposizione. In seguito è stata approvata la carta dei servizi e si è chiesto, attraverso una mozione presentata dai consiglieri Mariano e Scorrano, il monitoraggio sul territorio per scovare la presenza di eventuali rifiuti tossici interrati dopo le dichiarazioni del pentito di Camorra Schiavone. Un gesto concreto dedicato a tutte le donne vittime di violenza, un gesto che parte il 29 giugno nell'anfiteatro della villa comunale di Rometta, in provincia di Messina, dove la prima fila dell'anfiteatro è stata occupata da un paio di scarpe rosse, da un mazzo di chiavi e da una borsa. Stessa cosa accadrà a Lecce, dove sarà allestita una sedia o una poltrona davanti a Palazzo Carafa e sarà occupata da un oggetto di colore rosso che non manifesti l'assenza di una donna rimasta vittima di abusi, ma bensì la presenza di tutte le persone che aderiscono a questa iniziativa, sostenendo il no concreto alla violenza. L'idea è sostenuta dalla consigliera di parità della provincia di Lecce, Alessia Ferreri. È bastato poco più di un minuto di gioco a Lecce per sbloccare la partita con il Pisa grazie a un gol di Diniz e costruire così il successo che ha proiettato i giallorossi in zona playoff. Dopo la parentesi di Frosinone, gli uomini di Lerda hanno ripreso a correre e lo hanno fatto in maniera convincente, giocando in un primo tempo impeccabile e concedendo poco agli avversari. Al termine della prima frazione, il sigillo della sicurezza ad opera di Bogliasino. Sulla gara ha influito però anche il nervosismo del Pisa, che ha terminato la gara in 8 uomini. Tra i migliori si segnalano, oltre a Diniz e Bogliasino, capitan Miccoli, autore di entrambi gli assist che hanno portato al gol. Gli allenamenti sono ripresi questa mattina in vista del recupero di mercoledì contro la Nocerina.